In questa seconda parte della video lezione faremo una breve carrellata dei materiali riciclabili e poi in ultimo spiegheremo in che cosa consiste il nostro progetto. Cosa si può riciclare? Ecco la seconda vita dei nostri rifiuti, la plastica per esempio. La plastica è un materiale altamente riciclabile, si può riciclare anche più volte, con il conseguente risparmio di energia e con l'abbassamento del livello di inquinamento. Attenzione però, non tutti i materiali plastici sono riciclabili. Potete dare un'occhiata a questi elenchi qui sotto, che poi saranno pubblicati con le slide su Classroom, dove vedete che ci sono alcune cose, oggetti di plastica, come per esempio i giocattoli in plastica, le sedie di plastica, i CD, le tastiere e i mouse del computer, gli occhiali, i pannolini, le posate in plastica, i sottovasi, gli utensili da cucina, che pur essendo fatti in plastica, i pennarelli, le penne, le squadrette righelli, non sono riciclabili perché sono delle plastiche addizionate con altre sostanze, per esempio gli utensili da cucina, per renderli resistenti alle alte temperature, quindi non sono della plastica, non è una plastica riciclabile, ma è una plastica particolare. E così, per esempio, le sedie di plastica sono addizionate da altri elementi chimici per renderle più resistenti. Si possono riciclare invece le bottiglie di acqua e di bevande, i flaconi dei detersivi, vaschette dei salumi, dei formaggi confezionati, vaschette per alimenti, piatti e bicchieri di plastica, flaconi con spruzzino, flaconi di bagnoschiuma e shampoo, sacchetti di patatine, snack e merendine, sacchetti della pasta, vaschette porta uova. Tutte queste cose sono riciclabili. In classe vi ho già dato un documento con i simboli che sono impressi sui materiali di plastica e accanto a questi simboli c'è la dicitura del tipo di materiale e ancora accanto nella stessa tabella, come potete vedere sul documento che vi ho dato a scuola, c'è scritto se sono riciclabili o se vanno buttati nell'indifferenziata o secco. Quindi alla plastica bisogna portare particolare attenzione perché non tutte le plastiche sono riciclabili. Vediamo gli altri materiali. Il vetro. Il vetro è il principe dei materiali riciclabili. Il vetro è riciclabile al 100% e all'infinito. Questo implica un notevole risparmio di energia e dunque una notevole riduzione dell'inquinamento. Quando si ricicla il vetro, ricordate sempre di separare la bottiglia di vetro, il contenitore di vetro, dai tappi in alluminio e in metallo. Inoltre, alcuni tipi di vetro, come il cristallo, a cui è addizionato del piombo per renderlo particolarmente lucente, non va riciclato, si butta nell'indifferenziata o nel secco. Stesso discorso vale per le pirofile di vetro da forno. Sembrano trasparenti come il vetro, ma anche questo tipo di vetro, per essere resistente alle alte temperature del forno, viene addizionato con altri elementi che lo rendono un rifiuto indifferenziato piuttosto che riciclabile. Le lattine delle tue bibite gasate, dalle lattine si ricava l'alluminio per dare vita a nuove pentole, a utensili da cucina, a parti di motore e tanti altri oggetti. Lo stesso discorso vale per l'acciaio. Il vantaggio è dato dal recupero del materiale. Le miniere di alluminio, le miniere di ferro non sono infinite, prima o poi finiranno. Quindi bisogna cominciare a pensare di riciclare questi oggetti. Inoltre, la realizzazione delle lamiere d'acciaio e d'alluminio è un processo molto lungo e molto inquinante. Se si evita di realizzarlo, si saltano i passaggi. Questo non può andare che a beneficio del nostro pianeta. Ovviamente, vi ho messo l'icona della lattina di bibita da gasata, ma sono di metallo anche i barattoli per il tonno, per i fagioli, i barattoli per il cibo dei nostri gatti, dei nostri cani. Tutti i simboli che vedete sono dei simboli delle icone rappresentative, però anche qui che è rappresentato il foglio di carta riciclabile, per carta si intende anche imballaggi di cartone, cartoni, tutti i tipi di carta.
Proprio tutti i tipi di carta? No, non tutti. Gli scontrini, per esempio, la carta oleata per impacchettare i salumi o la carne, la carta da forno per cuocere le nostre pietanze nel forno, quelli non sono riciclabili, si buttano indifferenziato o nel secco. Da dove si ricava la carta? Dalla cellulosa. Da dove si ricava la cellulosa? Dal legno. Quindi se ricicliamo la carta, oltre a evitare un nuovo ciclo produttivo, per arrivare dal legno alla cellulosa, evitiamo che si disboschino altre foreste, quindi ha una doppia azione sull'ambiente. Se la vostra carta è scarabocchiata, non preoccupatevi, esistono dei procedimenti per sbiancare la carta prima di ridurla di nuovo in cellulosa. Qui vedete anche abiti e scarpe. Si possono riciclare le scarpe, certo che si possono riciclare. Se sono in buone condizioni, li do in beneficenza alle associazioni che aiutano le persone povere, o se conosco qualcuno che ha meno possibilità di comprarsi più abiti e più scarpe, glieli regalo. Però anche se gli abiti e le scarpe sono danneggiati, da essi si possono ricavare nuovi tessuti, nuova gomma, nuova pelle, nuovo cuoio. Quindi si vanno a buttare nei contenitori appositi per il riciclo degli indumenti e delle scarpe. Per le scarpe ce ne avete uno davanti all'ingresso della scuola. Ci sono alcuni multinazionali come la svedese H&M, che si trova anche qui al Bennett di Cirié, che ha fatto delle iniziative per cui se porti 1 chilo di abiti usati, ti danno un buono di 5 euro da spendere a H&M. H&M è una multinazionale svedese. In Svezia sono già molto avanti nel riciclo dei tessuti. Quindi vedete che se si gira un po' su internet, si può vedere quali sono le attività che fanno questi tipi di iniziative, fare del riciclo anche in questo senso. Veniamo finalmente al nostro lavoro. In che cosa consiste il nostro lavoro? Ho distribuito a scuola delle tabelle, delle schede personali su cui voi scrivete il nome, cognome e classe, in cui c'è una tabella con i tipi di materiali riciclabili e i giorni della settimana. Voi partendo da lunedì 3 maggio a domenica 9 maggio dovete segnare in questi quadratini il numero dei rifiuti di questo genere che producete durante una giornata. Io ho messo delle icone che rappresentano le bottiglie, i fogli di carta, le lattine, però abbiamo detto che per bottiglie si intende tutti gli oggetti di plastica riciclabile, per bottiglie di vetro si intende anche i barattoli di vetro, i bicchieri di vetro rotti, per foglio di carta si intende anche i cartoni e imballaggi di cartone, per lattine di bibite gasate si intende anche scatolette di tonno, di cibo per animali, di fagioli, e qui infine abbiamo vestiti, abiti e scarpe. Può succedere che in una settimana non si buttino dei vestiti, delle scarpe, quindi metterete tranquillamente zero. Può succedere che non usate bottiglie di vetro in casa, quindi mettete tranquillamente che non si rompa nessun bicchiere in questa settimana. Potete mettere tranquillamente zero. Perché vi ricordate, noi saremo come dei ricercatori che segneremo tutto. Quando voi non siete a casa, che siete a scuola, lasciate l'incarico ai vostri genitori di segnare ogni cosa che buttano. Stampate una tabella di questo genere, ve ne ho messa una su Classroom, appiccicatela vicino ai bidoni, i vostri genitori, i vostri fratelli, le vostre sorelle segneranno con un puntino, con una lineetta, tutti gli oggetti che buttano. A fine serata voi andate lì, conteggiate i puntini o le lineette e scrivete il totale. Quando sarà finita la settimana, quindi lunedì 10 maggio, mi riconsegnerete le schede che saranno trasformate in dei grafici personali. Io ho intenzione di fare un grafico cartesiano di questo tipo, con delle linee di colore diverso, per vedere quali sono i rifiuti che produciamo in maggior quantità. Quindi vedrò il mio comportamento rispetto al riciclo, vedrò quali materiali utilizzo troppo e come posso ridurre la produzione di questi rifiuti. Ecco perché si chiama riciclassometro. Da tutti questi grafici personali, infine ricaveremo il grafico di classe. Quindi, sommando il consumo di tutti i vostri rifiuti, vi realizzerò un piano cartesiano
con il grafico di tutta la classe, del totale di tutta la classe. In questo modo potremmo vedere il nostro livello di riciclo, potremmo vedere quale materiale usiamo troppo abbondantemente e quindi possiamo ridurre, e uscirà il grafico di classe dove scriveremo classe seconda A, io mi differenzio. La cosa bella di questo esperimento è che questo esperimento si può riprodurre, nel senso che possiamo farlo a distanza di tempo per vedere come è cambiato il nostro comportamento. Quindi è una cosa molto simpatica che possiamo realizzare anche più volte. Nella trasformazione dalle tabelle in grafici vedremo se riusciamo a farlo autonomamente, vi spiegherò in classe come si fa. Poi voi andate a casa, cercate di farlo, se non ci riuscite ve lo faccio io, non c'è nessun problema, poi io farò il grafico totale. Quindi questo è il nostro simpatico progetto di educazione civica. Ricordate che noi dobbiamo fare a scuola educazione civica e su questo progetto vi sarà dato il voto in educazione civica, quindi sarà misurato il vostro impegno, la vostra serietà e la vostra partecipazione a questo progetto. Infatti, mi piacerebbe che alla fine del progetto produceste un elaborato scritto in cui descrivete questa esperienza e traete delle considerazioni personali su cosa vi ha trasmesso, in che cosa vi ha cambiato questa esperienza. Arrivederci, ragazzi, metterò su Classroom questo filmato. Precedentemente ho già pubblicato dei filmati relativi ai cicli di riciclo dei diversi materiali, carta, plastica, legno, acciaio, alluminio e vetro, che potete, sono dei brevi video di 1 minuto, potete vedere tranquillamente a casa e capire di cosa stiamo parlando. Arrivederci.